Mettiamolo in giunta, Presidente, facciamo prima. Direttamente, adesso appena costruiremo questo nucleo di giornalisti, questi giorni. Allora, come si combatte la mala burocrazia, Presidente? Ma la rotazione è un ottimo strumento, evita che persone che stanno da anni e anni nello stesso posto continuino a stare lì. La formazione, lo sapete bene, era un atto dovuto, ma è un atto dovuto anche al territorio ambiente, come lo sarà in altri settori dell'amministrazione. Non possono starci sempre le stesse persone, perché si cristallizzano posizioni negative, a volte anche positive, però perché non dare la possibilità a questi dipendenti persino di crescere? La sua sembrava più una denuncia contro le mafie. Il rischio c'è dappertutto, perché quando al CAS diciamo che è un ente della regione che si occupa delle autostrade siciliane, c'è un'impresa, l'Avventura SPA, che c'è una interdittiva antimafia del prefetto di Milano, la cacciano dall'Expo e continua a lavorare in Sicilia e si aggiudica adesso un appalto di 9 milioni di euro per un servizio che non serve assolutamente, perché lo potrebbero fare benissimo la forestale con il corpo armato della forestale, risparmiando una barca di soldi, significa che qui la mafia l'ha fatta padrone. La funzione pubblica è una sorta di riformatorio, perché mandate tutti lì per ora? È un centro di... È un luogo di transito, perché praticamente, infatti i dipendenti della formazione che sono usciti dalla funzione pubblica, che sono state assegnate alla pubblica, la funzione pubblica l'altro ieri, già ieri sono state assegnate ad altri dipartimenti. È soltanto un fatto tecnico, perché un dirigente di un assessorato non può assegnare automaticamente a un altro assessorato, deve mandare per legge la funzione pubblica che poi assegna, diciamo, è un posto di così, una come... Di transizione, diciamo. Di transizione, no, come... Non di trans, Presidente, altrimenti qualcuno ci picchia per questa, di transizione. Di transizione, che è un no. Po', non di trans. No, potrebbe essere, sa, come quando c'è l'arresto preventivo, cioè che uno sta 24 ore in caserma. No, una cosa simile. È una battuta di scherzo, in realtà. Assolutamente sì. Okay. Anche perché si vede che il Presidente gode quando ottiene grande soddisfazione, anche in una manovra simile. No, sono manovre dolorose che attengono le persone. Però a queste persone abbiamo chiesto collaborazione, gli abbiamo detto dateci il numero delle pratiche, le cose, quali sono le pratiche da esaminare, l'ordine cronologico. Rispondono nemmeno al Presidente. Non rispondono a nessuno, però cominciamo a fare capire che è meglio che adesso, quando noi facciamo qualche domanda, persino per iscritto, qualcuno ci risponde. Con quei progetti europei che sono ancora arenati e bloccati in altri assessorati, state provvedendo pure o vi siete fermati? I progetti europei, abbiamo fatto la programmazione, adesso sarà tutto 6 miliardi, l'abbiamo fatta adesso a dicembre, mica l'abbiamo fatta 2 anni fa. E quindi adesso parte la macchina per attuarli. Grazie Presidente. Arrivederci. Mettiamoci da questa parte e facciamo un'intervista all'assessora. O assessora. Vabbè. Assessora. Assessora. Allora, assessora, parliamo di ambiente. Il lavoro purtroppo manca, ma c'è gente che non vuole lavorare. L'assessore cosa farà, oltre quello che già avete attuato in questi giorni? Da circa un mese stiamo cercando di guardare a quello che è l'assessorato autorizzativo per eccellenza. È un assessorato che può decidere le sorti di una provincia, di un comune, dell'intera regione. Dire sì o dire no, favorire o impedire. Insomma, crediamo che tutti i fatti che sono accaduti in questa regione, da un insediamento produttivo buono che ha un rallentamento e ha visto scappare tanti imprenditori, dall'altro invece la velocità di alcune autorizzazioni su cui per la magistratura è dovuta intervenire, perché probabilmente quella velocità nascondeva dietro quel favorire, mentre invece per altri quell'impedire, crediamo proprio che stiano dentro la scelta fatta, che non riguarda la responsabilità dei singoli dirigenti che oggi vengono spostati, ma abbiamo necessità di linfa nuova, abbiamo necessità di un nuovo modo, abbiamo necessità di quella... di quell'entusiasmo che ci si mette quando si va a fare una cosa nuova. Lì ci sono dirigenti, ci sono dipendenti che hanno messo radici, che sono talmente bravi da non essere sostituibili, così si dice. Siccome riteniamo che in ogni cosa, insomma, la indispensabilità deve essere coniugata insieme al trasferimento, ora di competenze, ora di esperienze, beh, perché no? Anche con la necessità di un arricchimento professionale che non può che fare bene a tutti. Questo significa che era nata quella voglia di alcuni dirigenti e alcuni funzionari di avere dentro l'assessorato piccoli assessorati e piccole gestioni autonome, poter fare quello che si voleva. Beh, cioè, oltre che quella esperienza di cui parlate tanto, sui 25 probabilmente, anni. Probabilmente c'era dentro anche una pressione politica che rendeva, diciamo così, un po' più ubbidiente quel settore. In bocca al lupo, assessore. Grazie.